Nella sesta giornata del campionato di calcio a 5 di Serie C2, allo Stefano La Motta di fronte si trovano i cittadini così e la squadra messinese del Domenico Savio, seconda forza del campionato. Partono bene i padroni di casa che si portano in vantaggio con il giovane Castiglia, un tiro da fuori non trattenuto dal portiere D'Arrigo. Arriva poi il raddoppio, sempre grazie alla rete messa a segno da Castiglia. Gli ospiti non si demoralizzano ed accorciano le distanze con Libro. Pareggiano il conto con Farinella e si portano in vantaggio con Giorgianni. Cittadini così a poco preciso sotto porta, peloritani più concreti che allungano il passo con la rete di Farinella e prendono il largo con la quinta rete messa a segno da Giorgianni. In chiusura i cittadini così riesce ad accorciare le distanze con Granata. Primo tempo che si chiude sul 3-5 in favore del Domenico Savio. In apertura di secondo tempo il forte maltempo fa andare via la corrente, si rimane al buio per circa una decina di minuti. Alla ripresa i cittadini così accorce le distanze con Castiglia, ma gli ospiti con Libro riescono a segnare la sesta rete. Comincia da qui la rimonta della squadra guidata in panchina da Pentecoste. Segna ancora Castiglia, la sua quarta rete personale. Pareggia Pirrello su rigore. E poi addirittura i cittadini così si porta in vantaggio con Granata. Nel recupero il Domenico Savio riesce a pareggiare grazie ad un bel tiro da fuori messo a segno da Boccaccio. Un punto che non soddisfa per nulla i padroni di casa, che con 7 punti sono attualmente al nono posto in classifica, mentre il Domenico Savio di Messina rimane al secondo posto con 11 punti. La prossima settimana il cittadini così giocherà fuori casa con il Villafranca, che ha gli stessi punti dei biancorossi, mentre il Savio ospiterà il Gagliano, sesto con 8 punti.